che è come vice al Brescia per una stagione, poi la scelta di tornare a gestire un gruppo del settore giovanile. Chiesa! La rete del figlio d'arte, ha segnato lui, sostituisce Minelli, l'ha sostituito anche sotto porta. Prima occasione utile, la Fiorentina passa con Chiesa, 1-0 per i Viola qui al Bruno Buozzi di Firenze. E subito la reazione a bordo campo da parte di Federico Guidi, che ha detto ai suoi, avete visto, dovevamo aggredire subito, dovevamo cercare subito il gol del vantaggio, tutta la panchina viola in piedi. Dall'altra parte invece Fabio Gallo è rimasto impassibile, ha detto solo è appena iniziato l'incontro, quindi ragazzi c'è tutto il tempo. Ma è un gol molto bello questo qui, con uno smarcamento di Chiesa fuori linea alle spalle del terzo difensore centrale, ottimo lo stop e ottimo il controllo. Crocchianti, lungo Umar contro Gigli, ancora Umar, esce su Bardini, c'è il fischio di Sassoli, la munizione sembra per Bardini e dunque sarà calcio di rigore. Sì. Qui ha fatto vedere Umar tutte le proprie caratteristiche atletiche e fisiche. Bardini, dunque Spezia che può tornare in parità, parte Umar, spiazzato Bardini, 1-1 tra Fiorentina e Spezia al 44esimo. Calcio di rigore, formazione di Fabio Gallo, ha pareggiato i conti, decima rete stagionale per Sadiq Umar, che va a prendersi i complimenti della panchina. Complimenti della panchina, e l'aveva detto Fabio Gallo, siamo in partita, sfrutteremo tutte le... pallone correndo all'indietro. Calcio d'angolo per la Fiorentina, sei lontana per alta, batte Bangu, per Gondo! E sono 9 le reti in stagione per Cedric Gondo, l'ivoriano riporta avanti la Fiorentina sull'asse Bangu Gondo. Il 2-1 della formazione di Federico Guidi, che dunque torna avanti, 2-1 per la Fiorentina. Accolto come una liberazione questo gol da Guidi, in particolare che ha alzato le braccia al cielo dicendo finalmente ho visto una bella azione. Sì, era la squadra che aveva sofferto un attimino di più in questi secondi 10 minuti della ripresa ed è riuscita ad andare in vantaggio su un calcio piazzato, che ormai è una componente fondamentale per determinare i risultati da una